È ancora la Val di Fumo che ti accoglie con una bellissima giornata di fine estate. Limpidissima è la visione del versante ovest del Carealto. La Val di Fumo, valle di origine glaciale che conduce alle superfici glacializzate del gruppo Adamellino nel versante trentino, tipica valle di origine glaciale caratterizzata da ampia prateria alpina, è percorsa dal fiume Chiese. Questa cascata la possiamo considerare la porta di accesso alla valle, che si trova ubicata in clima continentale. Qui cresce il pino cembro o cirmolo. Sulla sinistra il rifugio Val di Fumo, al centro dell'ampio ambiente pastorale la Malga Fumo, sul fondo in direzione ovest le creste e la cima del Monte Re di Castello, creste che delimitano il confine Trentino-Lombardia, confine di Stato nella Prima Guerra Mondiale. Volgendo lo sguardo in profondità, al di là del limite della vegetazione, la vedretta di Fumo, con al culmine il Passo di Fumo. Oltre a quello si trova la superficie glacializzata della vedretta della Lobbia, ed è da questa che esce l'acqua di fusione che dà origine al fiume Chiese. A metà percorso, alla casera delle Levade, si stacca un'egile traccia di sentiero che risale il ripido dipluvio della destra idrografica, e dopo due ore abbondanti di cammino ci porta ai piedi dei 3015 metri di cima Buciaga Nord. Seguendo la frastagliata cresta, poco più in basso, individuiamo subito il piccolo valico della Porta di Buciaga. Ormai a ridosso del passo troviamo resti di reticolati della Prima Guerra Mondiale. Analizzandoli attentamente, questi sono costruiti con un intreccio di due fili spinati, tipo di reticolato in dotazione alle truppe italiane. Il reticolato austriaco aveva tre fili, si deduce che siamo sulla prima linea italiana. I resti dei cavalli di Frisia sono abbondanti. Nell'arte militare il cavallo di Frisia è un ostacolo passivo costituito da un intreccio di filo di ferro spinato assicurato a paletti in legno o in ferro infissi nel terreno. Da qui vediamo le creste del versante opposto della valle, dove era la linea difensiva austriaca. A destra il passo San Valentino, il passo delle Vacche, il Carealto è coperto dalle nubi. Questo vale anche per le gobbe di Folletto, il Corno di Cavento ed il Crozzon di Lares. Sul Corno di Cavento è visitabile un'importante grotta ricovero, riapparsa integra dopo il ritiro del ghiacciaio. Riusciamo a vedere solo una piccola porzione del ghiacciaio della Lobbia. Al fianco sinistro dello sbarramento del passo è stata ricavata nella tonalite dell'Adamello una feritoia per mitragliatrice. Lo sbarramento era costruito con muri a secco, vediamo quanto rimane. Abbiamo la certezza di essere giunti al punto in cui ci eravamo prefissati di arrivare. Ora i resti dello sbarramento li vediamo dall'altro versante del passo. Siamo ora sul dipluvio della sinistra idrografica della Valle Adamè. I resti della trincea ricavata in elevazione, una ferritoia sull'angolo opposto del passo, un altro probabile alloggio per mitragliatrice per coprire l'angolo non controllabile da quella vista in precedenza. Una testimonianza lasciata dagli alpini. Tutta la cresta di confine tra la Val di Fumo e la Val di Adamè era direttamente sulla linea del fronte. Venne militarizzata con presidi, postazioni, casematte. Ci sono anche gallerie, noi andiamo a visionare quella che riteniamo la più significativa. La tonalite roccia intrusivo cristallina è difficile da scavare, ma ha il vantaggio di essere molto compatta e si autosostiene. Subito dopo l'ingresso sulla sinistra una diramazione che ci porta alla prima postazione di mitragliatrice che avevamo notato, la cui visuale ha un ampio controllo sull'unica via di accesso al passo dal versante Val di Fumo. Sulla parte ricavata in cemento si legge una data di riferimento. Poco sotto al passo resti di una baracca in legno e ancora abbondante la presenza di carta catramata
che serviva per le coperture, una catasta di tronchi che è lì da 100 anni, al passo giungeva una teleferica militare per il trasporto dei materiali. Da sotto vediamo meglio come sono accatastati i tronchi, le creste alla sinistra del passo che corrono fino a raggiungere il Monte Fumo che separa la vedretta della Lobia dal Pian di Neve, due delle superfici glacializzate del gruppo Adamellino. Quelli alla destra raggiungono il Corno di Grevo ed il Passo Forcel Rosso. Portiamo in evidenza i resti di strutture a ridosso di queste. Anche se il passo non è stato teatro di scontri con il nemico, alla quota di 3000 metri entrambi gli eserciti combattevano contro un nemico comune, il freddo e le valanghe. Essendo il passo raggiungibile solo dopo diverse ore di cammino, da qualsiasi versante si scelga di salire, ha sicuramente influito sul fatto che si possono trovare ancora reperti bellici. È noto che subito dopo il conflitto, su tutti i fronti, i recuperanti furono molto attivi, non certo per divertimento, ma spinti dalla necessità economica. Qui vi era una discarica, sono accumulati in una depressione ossa di animali e scatolame vuoto. Sotto la Valle d'Amè, siamo in Lombardia, questa corre parallela alla Val di Fumo ed ha le stesse caratteristiche di valle glaciale. Raccoglie le acque drenanti e diffusione della vedretta d'Adamè, il torrente Poia che scorre sul fondo, che alimenta gli impianti idroelettrici realizzati ancora nel 1912 in Val Saviore. La Valle d'Amè è il prolungamento della Val Saviore, laterale della Val Camonica. Conclusa la visita, ci lasciamo alle spalle la porta di Buciaga e cima Buciaga Nord, quindi concludiamo.